Al polo natatorio di Ostia, il Settebello vince 15-9 in amichevole contro il Montenegro. Ottime indicazioni per il CT Alessandro Campagna, che ora dovrà scegliere gli uomini da portare alla World League. Prima sfida il 26 giugno contro il Kazakistan, ma soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo. Debutto il 25 luglio contro il Sudafrica. Hai già le idee chiare? No, per niente, ce n'ho poche confuse, perché insomma la competitività è alta e i giocatori sono tutti molto forti e meriterebbero tutti di andare alle Olimpiadi. Adesso vediamo, faremo domani una valutazione degli infortunati e quindi poi deciderò i 15, ma che non è ancora una scelta conclusiva, e poi alla prima settimana di luglio, insomma, quella sarà la data dove si dovrà decidere. Fermo restando che tra Covid e infortuni bisogna tenere tutti sotto corda. Quest'Italia però fa sognare. È giusto sognare, i sogni aiutano a vivere meglio. In attesa delle scelte del CT, anche i romani Nicolas Presciutti e Giacomo Cannella, reduci da una stagione straordinaria che li ha visti trionfare rispettivamente in Champions League con la Prorecco e in Serie A con il Brescia. Ci aspettiamo che Sandro faccia i nomi, ma non abbiamo nessuna pressione, tanto chiunque gioca per Settebello dà il massimo e vuole vincere col Settebello. Le Olimpiadi, diciamo, è la cosa più importante, è più difficile da vincere, però siamo consapevoli della nostra forza, siamo pronti e vogliamo sicuramente andare a Tokyo per vincere la medaglia d'oro, sicuro. È stata una stagione molto difficile a causa di questo Covid e per noi del Brescia è stato un successo immenso che la società rincorreva da molti anni. Inseguo il sogno olimpico, che è, diciamo, il sogno di ogni atleta che gioca a questi livelli e lavoro ogni giorno per far sì che sia veri. Che cosa sei disposto a perdere per le Olimpiadi? Hai in mente un fioretto? No, no, nessun fioretto, solamente duro lavoro ogni giorno e basta.